Questa è la palla da calcio più piccola al mondo. Questa è una palla normale da calcio. Questa è una palla gigante da calcio. In questo video andremo a testare i tre palloni in quattro sfide diverse per vedere che differenza c'è tra di loro. E preparatevi che ce ne saranno delle belle. E ora partiamo col video. Il tuo obiettivo sarà fare il record di palleggi per ogni pallone. Partiamo subito con quella piccola tra 3, 2, 1, via. Primo tentativo terminato con la bellezza di 36 palleggi. Io ti chiedo, vuoi fare anche il secondo tentativo? No, sono soddisfatto del mio 36, secondo me comunque sia non è un risultato scontato. Ora, via col secondo pallone, 3, 2, 1. Come? 3, 2, 2, era già 50, ero preso troppo carico. 3, 2, 1, vai. 100, mi fermo. Complimenti, hai terminato il secondo tentativo con 145 palleggi. Beh, buono, buono. Ora Sam ti aspetta la sfida più tosta, perché davanti a te hai il pallone più grande al mondo. Sì, ma posso farmi aiutare per alzarla almeno? Cioè, come faccio ad alzarla? Un pallone... Non si alza! Chiamiamo Isaac. Ce le penso io, va bene. Almeno. Regola, la palla può essere sollevata, lanciata in aria, appena rimbalza dopo devi iniziare a palleggiare, okay. Senza farla più rimbalzare. Ok, va bene. Aspetta! 3, 2, 1, vai! Ce l'ho! 1, 2, 3! È tostissima, eh! Io direi che posso prendermi il mio bel record di 3 palleggi. Record di 3 palleggi e un'uccisione. Facendo un piccolissimo resoconto, con la palla più piccola al mondo ho fatto ben 36 palleggi. Con quella normale 145 e con quella gigante 3 palleggi. Ma questo è niente in confronto a ciò che sta per arrivare con la palla più grande al mondo. Tenetevi pronti e passiamo direttamente alla seconda sfida. Ok Sam, secondo test, dovrai portare la palla da linea di porta a linea di porta. Hai a disposizione un solo tentativo per pallone. Tu nel minor tempo possibile devi riuscire a farlo. Ok Andre, però per questa sfida non la farò io, perché ancora non mi sono ripreso alla grande dall'infortunio. Ho chiamato un giocatore e quindi facciamo entrare Fati. Signore, qualità e velocità a servizio della squadra, eccolo qua. Chiaro. Direi che possiamo proseguire. Vai, ci siamo! Ok, ci siamo! E allora 3, 2, 1, vai! Via, partito! Dai! Mamma mia ragazzi, come stanno spedito! Mamma mia, come accelera! E quasi arrivato, quasi arrivato! No! Ci siamo! Oh, ragazzi, è partito come la scheggia, eh! Sono veramente curioso di scoprire il tempo, però ce lo dirà alla fine di tutti i tre i test. Com'è? Faticoso, è dura, tosta, raga, eh! Adesso proseguiamo subito con il secondo tentativo, con la palla normale, ragazzi! E allora 3, 2, 1, vai! Secondo tentativo con la palla normale! Mamma mia! Ma come va? Ma quanto va forte, oh! Ma quanto va forte! Mamma mia! Ragazzi, cioè non a caso, è il più veloce della zona. La roba è velocità. Allora, bro. Eccomi qui. Adesso ti aspetta questo bel bestione qui, eh. Il record con la palla più grande del mondo potrebbe essere stabilito quest'oggi dal nostro velocista. Un tentativo solo, eh. La storia può essere scritta tra pochi secondi. Attenzione, è partito! La palla più grande al mondo! Ragazzi, condizione molto particolare! Di testa, di ginocchio, di tutto, ragazzi! Non è facile e non è semplice condurre il pallone, cioè condurre un pallone così grande! Se la sta cavando secondo me la grande! Ma quanto va, ragazzi? Va speditissimo! È arrivato, ragazzi! Ragazzi! Andiamo là perché sono troppo curioso di scoprire quanto ha fatto. Prima conduzione al mondo con la palla più grande al mondo.
Vai, vacca, vai. Siamo, ci siamo. Ho scritto la storia. Hai scritto la storia, secondo me. Partiamo dando subito il primo tempo della palla più piccola al mondo. Hai eseguito un tempo di 12 secondi. 12 ragazzi. Secondi, mamma mia. Secondi. Questo è record mondiale perché nessuno l'ha mai fatto con la palla così piccola. Wow. Secondo pallone, hai fatto la bellezza di 11 secondi. Eh? 11 secondi. Porca miseria, ragazzi, c'è. Ma un fulmine. La storia viene adesso. Il tempo che hai fatto con la palla da calcio più grande al mondo è di 20 secondi. 20 secondi. Porca miseria. Terza prova, shootout. Dovrei andare a realizzare 3 shootout con i 3 diversi palloni, partendo dalla più piccola per poi finire con la più grande. Avrai 20 secondi massimo per far gol. Se torni indietro, annullato. Ok. Pronto, via tra 3, 2, 1, vai. Facile, easy, primo facile. Bravissimo Sam, il primo è andato, ora secondo pallone, quello normale, puoi proseguire. 3, 2, 1, vai! Dai! Siamo! Va bene Sam, anche il secondo shootout con la palla normale è andato, ma ora, vedi questo? Sì. Tocca al pallone più grande al mondo. Shootout contro il portiere, ma cambia una regola, che non cosa? Hai più il tempo, okay. Ma sia tu che il portiere sarete bendati. Come bendati? Guarda, guardiamo il portiere che già lo vedo. Dove sei? Ok Sam, ci siamo, quante dita sono? Uno. Perfetto, non ci vedi nulla, tutto pronto, tra 3, 2, 1, vai. Dove devo andare? Vai. Oh, aspetta. Vai Sam, vai, dritto, bravo Sam. Cioè il signore qua dove è passato lui? Sei andato largo per poi rientrare. Sei passato dietro. E per chi dovessi dire tu vedi? Metti dentro. Non si vede niente. Bravissimo Sam, test superato. Ora non perdiamoci in chiacchiere perché abbiamo il quarto ed ultimo test. Andiamo, let's go! Ok Sam, quarta ed ultima prova di oggi. Calci di rigore con i 3 diversi palloni. Ok, direi che è fattibile finché non si arriva alla grande perché non lo so con quanta potenza riuscirò a calciare, però possiamo farlo. Andiamo. Primissimo rigore con la palla più piccola al mondo. Ci siamo! Gol! Dai, mi aveva indicato di metterla là e io l'ho messa là. Benissimo Sam, con la palla più piccola al mondo te la sei cavata molto bene, procediamo con la palla normale. E anche questo è un grandissimo gol. Volare, che cazzo vado? Dopo sto rigore si è capito perché è il duplice campione del pallone d'oro di YouTube Italia. Ma ora tocca la palla più grande al mondo per l'ultimo sfida di oggi. Ultimo tiro con la palla da calcio più grande al mondo per concludere il video. Vai! Cioè è troppo difficile con una palla così grande. Cioè ho bisogno di una mano per forza, bro. Cioè non posso. Io ho una soluzione. Hai bro. Hai tu una soluzione? Vieni. Ha detto che c'era lui. Ragazzuoli, questo magnifico video si conclude qua. Mi raccomando, se volete altri video
test o anche video molto particolari con la palla gigante, fatecelo sapere nei commenti. Iscrivetevi al canale perché dobbiamo arrivare a 500.000 iscritti, mi raccomando ragazzi. Io ringrazio il mio assistito. Grazie, qua ragazzi, l'uomo più veloce della promozione. Da Off Samuel è tutto, ci vediamo al prossimo video. Let's go!